Il Francavilla vince 4-1 il derby tutto giallo-rosso con il Real Giulianova e si lancia ormai tra le grandi del campionato. Per il Giulianova una bruttissima battuta del resto che lancia di nuovo la squadra in un momento delicatissimo in questa stagione. Tante le assenze in formazione in entrambe le squadre. Nella formazione di casa, oltre agli infortunati D'Adamo, Barlafante e Fazzini, fuori anche gli squalificati Del Grosso e Torelli, in panchina Antonelli. Nel Francavilla assenti il portiere Spataro, si teme un lungo stop per lui, e in avanti Palumbo e Banegas. Dirige Maurizio Barbiero di Campobasso. Cronaca: dopo la prima fase di studio e assenza di emozioni, prende in mano la gara la squadra ospite. 15° Mancini tira da sinistra, Pagliarini ci mette una pezza e sventa la minaccia. 21° Dos Santos se ne va centrale, sorpresa la difesa Giulianova, Pagliarini esce indeciso ma Dos Santos appoggia sul fondo. Al 23° passa il Francavilla, Bellanca da 30 metri lascia partire un destro d'esterno che non lascia scampo a Pagliarini. Un minuto e prova la reazione il Real Giulianova, Lenart prova a emulare Bellanca, palla alta di poco sulla traversa. Alla mezz'ora Francavilla micidiale in contropiede, se ne vanno in quattro, palla a destra per Paraviti in area, destro a incrociare, fuori di pochissimo. 39° si fa rivedere in avanti la squadra di Bolzan, Napolano mette palla da destra, Tozzi Borsoi prova la deviazione, palla sul fondo. 42° ancora pericoloso il Francavilla, Mancini trova Dos Santos che scarica sulla corsa di Bellanca, incrocio e palla fuori. Il secondo tempo si apre con il raddoppio ospite, al 5° Dos Santos si libera dall'avversario diretto, tiro e miracolo di Pagliarini sul tentativo di tapin di Bellanca, arriva il fallo di Ferrini, Barbiero decide per il calcio di rigore, sul dischetto Dos Santos Ribeiro fa 2-0 Francavilla. Il Real reagisce ma con difficoltà, al 13° ci prova il nuovo entrato Morra, ribatte e spacca Tozzi Borsoi murato sul proseguimento dell'azione. Minuto 23, la partita si riapre, Tozzi Borsoi viene messo giù in aria e Barbiero assegna il secondo penalty di giornata. Lo stesso Tozzi Borsoi spiazza, spacca e fa 1-2. Due minuti però e il direttore di gara manda negli spogliatoi Ferrini, Real Giulianova in 10 uomini. Passano ancora 5 minuti e la partita prende il suo percorso definitivo. Fabrizi, servito a sinistra da Gallo, trova lo spazio per il destro e batte Pagliarini per il più classico dei gol dell'ex. Per i giallorossi di casa il colpo del KO, il Francavilla controlla la gara e va ancora in gol al 4° di recupero con Montagnoli. Finisce con i giocatori del Giulianova chiamati ad un confronto con la curva e poi lunga riunione negli spogliatoi e assenza di interlocutori per la stampa a fine gara. Per il Francavilla vittoria importantissima per punti ed entusiasmo in vista della gara interna con il Cesena. Abbiamo fatto una partita importante su un campo che, ripeto, per me è uno dei più difficili della categoria, quindi venire qui e fare 4 gol non era facile, penso che sul campo abbiamo meritato la vittoria e quindi andiamo avanti con fiducia. Siamo stati corti, aggressivi, siamo stati bravi a limitare quelli che erano poi i punti di forza del Giulianova, cioè Tozzi Borsoi, Napolano e Di Paolo, che sono giocatori importanti. Siamo stati attenti anche sui piazzati, in cui sono cose che Giulianova sfrutta tantissimo. Abbiamo lavorato bene in settimana e il risultato è che hai fatto una grande gara. Questo Francavilla è stato costruito per cercare di entrare nei play-off e l'obiettivo mio con la squadra è di farli andare dentro i playoff. Il Giulianova nel secondo tempo un po' è sceso, ovviamente ha fatto le tre partite una settimana, le ha pagate soprattutto nell'ultima mezz'ora, però ripeto, io guardo in casa mia, guardo la prestazione che è una prestazione di livello. Mi dispiace per quello che è successo oggi, diciamo, aver preso un po' di parolacce al di fuori, però io Giulianova è sempre una piazza che ho apprezzato, ho parlato sempre benissimo di questa piazza perché per me è una delle più importanti di questa categoria. Purtroppo questo è il calcio e si guarda avanti ovviamente con un po' di amarezza.